Altri 5 casi positivi di coronavirus sono stati rilevati ieri dal laboratorio dell'ASP di Reggio Calabria tra i ragazzi che la scorsa settimana hanno partecipato a una pericena in un noto bar del centro di Reggio Calabria, insieme a una giovane proveniente da Milano. Tutti i casi positivi sono asintomatici e non hanno alcun problema di salute. Sono stati posti in isolamento domiciliare per evitare che possano contagiare altre persone. Le loro condizioni non destano preoccupazione. Continuano i controlli in tutti i contatti dei positivi, con un lavoro preciso e puntuale sul territorio per ricostruire le catene dei contatti ed individuare immediatamente eventuali nuovi positivi, evitando così che il contagio possa estendersi. E intanto ieri pomeriggio il sindaco di Diamante, Ernesto Magone, ha fatto intervenire la polizia municipale per fermare l'attività del Lido Sottosopra Beach, trasformato in una discoteca a cielo aperto, nella quale si stavano gravemente contravvenendo le regole di distanziamento sociale anti-Covid. Il vice sindaco della stessa cittadina, accompagnato agli agenti della polizia locale e di alcuni militari dell'esercito attualmente impegnati sul territorio, ha constatato, oltre alla violazione delle norme, l'assenza dei regolari permessi e dunque hanno provveduto a sgomberare il Lido, in cui oggi sarà disposta la chiusura. Dunque intransigenza sul rispetto delle norme anti-Covid, in questo caso, come dicono gli amministratori comunali, palesemente violate. Il Diamante è un paese che, grazie a Dio, non ha subito un abbassamento di presenze. Abbiamo una città piena di gente, già nelle prime ore del pomeriggio c'è tanta gente che è arrivata nelle seconde case. Quest'anno le seconde case hanno funzionato come non mai negli anni precedenti. Noi a Diamante abbiamo 2200 seconde case, sono tutte piene ma già da alcune settimane, gli alberghi sono pieni, le nostre attività lavorano a pieno ritmo. Il centro della città è un centro che di per sé stesso provoca assembramento, per cui abbiamo ritenuto logico fare un'ordinanza che obbliga, proprio per tutelare la salute di chi viene a Diamante, dei nostri cittadini, a portare la mascherina. Da pochi giorni lei ha chiesto anche insieme alla prefettura, ha chiesto l'intervento anche dell'esercito. Beh, guardi, l'esercito con i carabinieri stanno facendo un lavoro importante su tutto il terreno cosentino, lo stanno facendo soprattutto in alcune cittadine più frequentate. In questo piano di controllo sono rientrate Diamante, Scalea e San Gineto, che sono oggettivamente le città più frequentate durante questa stagione estiva. Sono città che tradizionalmente durante l'estate, anche Diamante da Pasqua in avanti e fino alla festa del peperoncino, hanno una presenza importante, quindi mi pare che è stato importante che il prefetto e il questore abbiano deciso con le autorità competenti di dare un contributo con la presenza dell'esercito, dei ragazzi dell'esercito e anche dei carabinieri che vengono durante la settimana, soprattutto nel fine settimana, nella nostra città e a San Gineto e Scalea. È una estate che nessuno di noi poteva mai immaginare di poter vivere così come la state vedendo. Siamo alle 8:30 e già, grazie a Dio, c'è tanta gente in giro. Tanta gente che ha scelto di venire nella nostra città probabilmente perché si sente in sicurezza. Noi vogliamo mantenere un'offerta sicura della nostra città, quindi le mascherine in un luogo pubblico, un controllo anche nelle attività, cerchiamo di fare quello che è possibile. Certo, nessuno è in grado di poter raggiungere che le norme comportamentali dettate dai DPCM, dai decreti o anche dalle ordinanze regionali o anche da quelle sindacali vengano osservate al 100%, però il segnale noi vogliamo darlo.